serata di presentazione per la futura, società ovviamente ambiziosa, gruppo molto importante. Che cosa vi aspettate da questa stagione? Quello che si punta tutti gli anni, fare un campionato se è possibile di vertice, non ci nascondiamo, abbiamo fatto una squadra che riteniamo che possa competere e non cerchiamo scuse, vogliamo poter competere almeno per arrivare a fare un anno bello, un anno dove ci possiamo divertire tutti quanti, visto che c'è stato tanto impegno da parte di tutti quanti, di tutti. Dicevamo prima con Sofia, una squadra che ha grandi motivazioni, anche le singole giocatrici hanno tanto da chiedere a questo campionato. Sono giocatrici che tutte quante nelle varie categorie di 1 a 2 hanno già partecipato, hanno tutte quante un palmarès non differente e questo non diciamo niente, ci auguriamo, non voglio dirlo perché l'anno scorso più o meno per quanto ci riguardava avevamo fatto un lavoro uguale, non abbiamo avuto questi risultati, chiaramente è un po' colpa di tutti, quest'anno ci stiamo riprovando e speriamo che di aver fatto una miscela giusta di caratteri più che altro e divertirsi vuol dire riuscire a raggiungere tutti assieme dei risultati per cui si lavora tutti i santi giorni. Noi abbiamo lavorato nel periodo di giugno, luglio, nel fare la squadra, nel creare l'ambiente, adesso tocca loro a dimostrare in campo quello che noi speriamo che riescano a fare. Ultima cosa, i tifosi, siete riusciti a costruire un'ottima base anche qui al Pala Borsani, vi aspettate un'ulteriore crescita? Con i risultati arriva tutto, niente di più, perciò noi dobbiamo dare questi risultati e sicuramente la gente risponderà. Siamo già contenti di quello che stiamo facendo, siamo in A2, di conseguenza abbiamo un buon pubblico che ci segue costantemente, si è creato anche questo gruppo di ragazzi che ci seguono, perciò siamo già contenti così. Chissà contenta cosa. Grazie.